Buonasera, siamo qui tutti in piazza in questa serata bellissima voluta dalla scuola, dall'Istituto Comprensivo di Gran Michele. Abbiamo organizzato questi mercatini solidali per Natale proprio per invitare la gente a venire in piazza, per invitare la gente a godersi il paese, perché abbiamo perso l'abitudine di andare per le vie, di andare in piazza. In questa nostra avventura, che credetemi è stata un'avventura, ma che sono felicissima perché penso che sia una bellissima esperienza, volevo ringraziare soprattutto i genitori, le mie colleghe, qua c'è una bella rappresentanza, che mi hanno supportato e sopportato in questa mia follia. E poi volevo ringraziare i genitori che sono stati meravigliosi e voi potete vedere quello che hanno fatto. E volevo ringraziare alcuni artigiani di Gran Michele che hanno offerto il loro contributo gratis. Guccione, il signor Guccione, che ha fornito questi teli che voi vedete alle nostre spalle dentro gli stand. Il signor Fragapane, che è stato accanto a noi. Non ve lo so dire in che modo, a parte il fatto che ci ha ascoltato in tutte le nostre esigenze, in tutti i nostri bisogni. E poi, non per ultimo, l'amministrazione comunale. E io devo ringraziare soprattutto l'assessore Morello che mi ha supportato e sopportato anche lui. L'amministrazione, devo intanto ringraziarvi per essere qui benvenuti. Siete tantissimi, devo dire che è una manifestazione veramente bellissima. Voglio ringraziare tutte le insegnanti che si sono spese in questo grande progetto, in questa grande scommessa, che devo dire è stata vinta dalla presenza del pubblico. Voglio ringraziare le mamme che si sono veramente cimentate in delle opere meravigliose. E invito tutti anzi a comprare questi oggetti, questi prodotti, proprio per autofinanziare la scuola. È una cosa in cui noi crediamo molto, che abbiamo già iniziato circa un mese fa in occasione della festa dei morti e che stiamo riproponendo adesso. È un'ottima iniziativa proprio per dare la possibilità alle scuole di avere quei fondi necessari per poter promuovere la cultura, per poter attivare quelle iniziative necessarie per lo sviluppo didattico e pedagogico dei ragazzi. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo e mi rivolgo soprattutto anche ai volontari che ieri al freddo hanno installato tutto quello che vedete oggi. E grazie a loro che oggi possiamo goderci questa splendida serata. Volevo ringraziare anche gli altri volontari che sono stati autori di questo meraviglioso albero che voi vedete qui in piazza, fatto di materiale riciclato. E anche questo è il messaggio che vogliamo dare ai più grandi ma anche ai più piccoli. Il riciclo come elemento fondamentale per un sano sviluppo della nostra comunità. Hanno realizzato, e di questo devo ringraziare tutti quelli che si sono cimentati, a partire da Dario Meni, che è stato l'ideatore di tutto questo, hanno realizzato tutto quest'albero a costo zero, ed è la dimostrazione che le cose belle non sono necessariamente costose, ma ha bisogno soltanto di un po' di fantasia e di una grande forza di volontà. Che dire, l'augurio è che possiate passare un felice Natale. Noi stiamo cercando di mettercela tutta per cercare di allietare queste serate da qui alle prossime festività nel miglior modo possibile. Con le ristrettezze economiche che tutti sapete, ma con una grande voglia di svoltare e con una grande voglia di rendervi partecipi di questo gioioso Natale. Quindi grazie ancora e buona serata. Allora, a nome della scuola vi vorrei ricordare che il giorno 18 dicembre l'associazione culturale OLAES organizza un dolce per la solidarietà. Questa manifestazione si terrà in questa bellissima piazza dalle ore 10 alle ore 18:30
per questo dono di solidarietà che il ricavato sarà dato, devoluto alla scuola, l'Istituto Comprensivo Galileo Martini. Grazie.